Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da Gigi, siamo qui ritornati su Brawl Stars con un video col cibo, ragazzi. Con la mia ragazza. Salve. Ah, già stai a prendere il sushi in mano, sì. Così? No, l'hai spoilerato. L'hai spoilerato, come se non ci fosse scritto nel titolo della miniatura. Aspettate, ve lo faccio vedere meglio. Oggi ragazzi, challenge molto molto particolare con il sushi. Ovviamente non ho solo questo, è che questo entrava nel piatto. Se ne dovesse servire altro lo andremo a prendere. Perché oggi che cosa andremo a fare, regalo? Avrete già letto il titolo e visto dalla miniatura, ma praticamente ad ogni brawler leggendario che andrò ad incontrare nelle partite in sopravvivenza in solo dovrò mangiare sushi. Ma c'è una particolarità nelle regole, amore, che non sai nemmeno tu. Infatti sono perplesso. Che non sa nemmeno lei. Ora, prima di andarvi a svelare questa regola misteriosa, io vi ricordo di inserire il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. È fondamentale per supportarmi. Vi ricordo anche che ogni settimana scade e dovete reinserirlo. Lasciate un bel mi piace per altri video con il cibo, regà, che era parecchio che non ne portavo uno. Quindi dopo tanto tanto tempo e non ne portavo uno, mi raccomando, supportatelo con un bel like, arriviamo almeno a 5.000 mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, raga, mi raccomando, controllate di essere iscritti se non lo siete, iscrivetevi. E questa regola misteriosa, ragazzi, è molto semplice. Nel momento in cui ci accorgiamo che nella mappa c'è un leggendario, tramite le feed in alto a sinistra, quindi tramite le notifiche che abbiamo in alto a sinistra delle varie kill che ci sono nella mappa, se ci accorgiamo che c'è un leggendario, tu mi devi ingozzare di sushi. Cioè praticamente mi devi far mangiare, quando ho finito mi devi imboccare con un altro pezzo. Quindi e così se via. Ad esempio lo stesso leggendario killa più di una volta, ti devo imboccare tutte le volte? No, non è ogni kill del leggendario. Tu devi finché non muore, finché non vediamo che il leggendario muore, tu mi devi continuare a far mangiare a prescindere da quello che succede. Okay. È un continuo finché non muore. Quindi diciamo che come challenge è anche abbastanza particolare, perché devo andare a cercare il brawler leggendario. Nel caso in cui non ci dovesse essere un brawler leggendario, diciamo che mi fai mangiare appena perdo, cioè appena la partita finisce mi dai due pezzetti e mangiamo. Okay. Challenge mi è venuta adesso così in mente. Detto questo, raga, direi di andare ad utilizzare dei brawler leggendari. Un po' di tempo fa ho fatto il video che Corvo è davvero buono in sopravvivenza in solo, ma è l'unico che sta sopra le 700 coppe, quindi direi di provare con Spike, con ovviamente la skin Spike delle tenebre. Allora, raga, ve l'ho detto, ci andrà ad imboccare praticamente Serena, quindi praticamente io devo soltanto pensare a giocare. Ecco, già pronta con il sushi in mano. Abbiamo un El Primo e un 8 bit sopra, quindi per adesso... ho visto anche un Frank, mi sa. Vabbè, Frank comunque non ci interessa perché, bene o male, non è un leggendario. Energetic è un cromatico, quindi ancora niente. E il Dynamite è morto, ma comunque non era un leggendario. Ho visto un Mortis, quindi per adesso neanche un leggendario. Io, regà, sto provando a rompere le scatole a quello El Primo. Sì, hai visto bene? Hanno ucciso uno Spike. Ah, è vero, non ci... Ah, facciamo pure che quando muore... E io ogni leggendario che vedo. Va bene. Leone è morto. Però questi sono morti, raga. Oh, cavolo. Non mi masticà. Vabbè. No. Non c'è tempo per masticare. Se invece avessero killato e non morti, ok, tu dovevi continuare a darmi cibo, capito? Tu sta parte della challenge mi sa non l'hai capita. Ah, no, ok, sì. Pensavo che ogni volta che comparisse nella no. feed. Ok, ok, quindi se qualcuno killa io devo ingozzarti di continuo, ok. No, neanche. Non ha capito la challenge, no. Allora, se ci accorgiamo che c'è un leggendario, eh? Finché non muore, non se fa kill, finché non muore, tu mi devi continuare a dare sushi di continuo, ma non appunto, ogni kill. Ti devo ingozzare di continuo, che ho detto? Eh no, tu hai detto ogni kill, ogni feed. No, se vedevo nella okay, feed. Ok, aspetta. Ok, l'energetic si è fregato da solo. Anche perché, raga, ok che qua Spike c'ha meno coppe rispetto a come cacchio si chiama, a Corvo. Però comunque stiamo sopra le 7.50, sopra le 6.50. Aia, ha fatto tutto sto danno, mi ha fatto energetic con un power up. Vabbè, comunque, più 4, i leggendari c'erano, ho mangiato, quindi non mi devi dare pezzi di sushi. Quindi, detto questo, direi di andarne a startare un'altra. Dato che abbiamo superato le 6.50, andiamo anche a cambiare brawler leggendario. Va così, nel dubbio vado anche un po' a scalare. Ok, raga, Ambra, mi sa che è l'unica dei leggendari che ho sotto le 6.50, quindi direi che è arrivata anche la sua ora. Non vedo brawler leggendari. No, ne ho visti due cromatici, ma non mi sembra di aver visto brawler leggendari. Sempre 8 bit. Aia. Il colonnello, regà, ci ha fatto un po' di danno. Il colonnello ci ha fatto un po' di danno. E l'8 bit è cattivissimo. L'8 bit, regà, veramente, veramente cattivo. No, su, ok. Su, addirittura è un brawler comune. Quindi figuratevi se fosse leggendario.
No, 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 no. Eh sì. Eh sì, vabbè, raga, niente. Perché no, due? Non l'hai detto tu prima. Se morivi due. No, vabbè, meno 7. Meno 7 è pesante, ragazzi, eh. Di nuovo. Niente leggendari. Mi puzza sta cosa. Comunque, raga, ero talmente concentrato al cibo e alle regole della challenge che non ho controllato i cespugli, rip. Però raga, io Ambra non la so usare. Ambra, raga, non la so veramente usare. Un Frank? Quello è pericoloso, eh. Ma tutti sti Frank in questa mappa? A quanto pare, no. Ok, vai, sì, collaboriamo, BB. Che fa sto Frank? Che fa, raga, il Frank? Sì, mi sa che ha sbagliato a mirare. Allora, proviamo ad aiutare la Bibi con il bull. No, no, Bibi, tranquilla, adesso aiuta con il bull. Però ti sta attenta al prank. Raga, tanto ormai era andata. Ormai era andata, l'ho sfruttata per caricarmi un po' di ulti. Ah, niente, il bull lo volevo tenere un po' lì. È passato tranquillo sulla mia benzina, sul mio petrolio. Però neanche l'ombra dei brawler leggendari, raga. Neanche l'ombra. Il Frank ormai mi ha puntato. Questo è un problema perché ha la ulti. Lo sapevo. Raga, purtroppo quando ti punta il Frank così, che fai? Se ti punta un Frank con la ulti, che fai? Niente. Mangi sushi. Mannaggia, raga. Cioè, che sfiga. Meno 2. E quando la recupero mo questa? Dai. Vabbè. Spike. C'è uno Spike. Lo faccio fuori subito. No, no, devi aiutare con questo Spike. No, aspetta. No, sto aspettando, sto aspettando. No! Però sono brutta. Oddio. Ti ha spinnato? No, non lo so. Ma tanto io non gli spinnerò mai perché. Vai. Niente, raga. Sta lì poi a camperà, capito? Oddio. Già la ulti, cioè. Oh, no! Già la ulti c'aveva. Questo è un problema. Vai. Mannaggia, raga. Eccola. Guarda come mi piglia. E niente. No, 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 no. Volevo collaborare, magari. Aspetta che sta là. Come scrocchiano questi? Eccolo! Aia. Aia, Spike. Sì! No! No! Da 140 di vita! È morto! È morto, basta! Non ce la so più! Io mi sa che devo riempire il piatto di sto passo. Mi hanno chiuso, ragazzi. Allora, raga, più 6, io direi ultima partita per provare a recuperare Ambra e portarla a 6,50. Che dite? Il piatto dice di sì. Vabbè, il piatto sì, ne mancano 7. Dai, no, mo, se me mangio altri 7 pezzi, raga, ho solo st'altra partita. Allora, Carl, Shelly, Bibite qua. Un altro Spike! No, dai, ma che... Ma poi me li mette vicino proprio a prendermi in giro. No, ragazzi. È pure Sakura come quello di prima. No, dopo vediamo se è lo stesso. Ma sempre gli stessi brawler. Aia. E raga, devo scappare, mi sa. No, e questa mi chiude. C'è lo Spike lì. Lo so che c'è lo Spike, ma... Oddio. Non è facile, raga, eh. Non è facile per niente. Non è facile. Cioè, dai. Ok. L'ho presa. No!
l'avevo preso. Decimo! Ma come decimo? Ma come? Recuperare Ambra, shit. Ma non moriva nessuno! No, ragazzi, no. Vabbè, Rip, va bene così. Ok, va bene il gioco. Grazie. Grazie mille. Ma in questo video non hai mangiato il pezzo forte che stavo tenendo in caso di vittoria. Che tenevi in caso di vittoria? Direi di mangiarlo per chiudere il video. Aspettate. Ecco il pezzo forte. Poi perché pezzo? Perché il pezzo è il più bello, secondo me. È il più bello. Più bello. Questo deve essere buono, no? Bello. Ok. Mangiamo. Dai, raga, devo dire che un bel po' ne abbiamo mangiati, Sì, ne sono rimasti solo tre. Ne sono rimasti solo tre, raga, quindi un bel po' li abbiamo mangiati. Vi ricordo i mi piace per altri video con il cibo, ragazzi, almeno 5.000 like. Ovviamente anche il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars per supportarmi. Ringrazio la mia ragazza che mi ha ingozzato con i sushi. Mi sono divertita, anzi fatemelo ingozzare ancora, mi raccomando. Va bene, quindi 5.000 like. Ambra l'andremo a recuperare evidentemente in un prossimo video. E vedremo magari di utilizzarla in una modalità, in una mappa in cui worka meglio, perché diciamo che questa non era proprio la mappa di Ambra, ma va bene. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, controllate di essere iscritti, se non lo siete iscrivetevi. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi, ciao, ciao.